Ma cosa fa? Cosa fa? Ah, ha appena detto che non gioca a videogiochi, non gioca a niente. Ma che cosa ha fatto? Da casa sua! Bella raga, qua ZV, bentornati sul mio canale. Ragazzi, allora, quest'oggi siamo qua per vedere il bambino di 10 anni più forte addirittura di Leo Messi, di Cristiano Ronaldo, eccetera, eccetera, ovviamente detto da lui. Praticamente stavo girando su internet e ho trovato questo video di questo bambino appunto di 10 anni, e lui si racconta, però il video è in inglese, ma ragazzi, ovviamente io un pochino di inglese lo mastico proprio basic basic, quindi vi darò, diciamo, una piccola traduzione. Tra l'altro, ragazzi, io ho trovato il video della bambina di 8 anni più forte a giocare a calcio. Quindi facciamo così: 10.000 mi piace, vi porto il video, e 15.000 mi piace, e vi porto il video entro 2 giorni. Quindi, ragazzi, dipende tutto da voi. Inoltre, rispondetemi qua sotto nei commenti: secondo voi questo bambino riuscirà a diventare un calciatore professionista? Mi metto le cuffie, così sentite l'audio direttamente dal video, e non perdiamo altro tempo, partiamo. Subito così. Subito così. Cioè, c'ha 10 anni e appunto, ragazzi, vi traduco un pochino io. Ha detto proprio come prima cosa, inizio del video: un giorno spero di diventare meglio di Lionel Messi. Ok, diciamo che non gli manca l'umiltà al ragazzo. Vabbè, scherzo. Con due era lui? Bello. Non mi dire che fa gol. Ma che cosa ha fatto? Da casa sua! Continuiamo. Poi mancino! Ecco perché è come nel Lionel Messi, è mancino. Bello, oh la Madonna! Ma in che squadra gioca? Vabbè, portiere qua. Crossbar? Ragazzi, 30.000 mi piace e lo invito ad una crossbar challenge. Io e Talox contro il bambino di 10 anni che sarà il nuovo Messi. Vabbè, intanto ragazzi, sta dicendo un attimino, dopo vi spiego. Ma sapete, mi sembra molto vispo, cioè non so come spiegarvelo, molto sicuro di sé, ecco, è perfetto. Vabbè, destro, sinistro, 10 anni, mazza, oh. Ah, ok, praticamente ragazzi, sta dicendo questo mister, comunque questa persona adulta che penso che conosca il bambino, lo sta praticamente separando dagli altri bambini perché lui proprio si mette a lavorare, si mette a fare tutti gli allenamenti in più, gli allenamenti extra, eccetera, eccetera. Quindi a sto punto, ragazzi, una fusione tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Non lo so, fatemi sapere la vostra. Ha detto che vuole semplicemente farlo perché lo vuole fare. E gli altri bambini non li ispirano, tra virgolette. Però, quanto sarebbe figo avere 10 anni, essere così forte e avere comunque delle persone che ti stanno sempre dietro, che ti allenano. Mi sentirei tipo super VIP. E però, ragazzi, si rischia anche perché, ve lo ricordate, a Scimasturre? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Scimasturre faceva i video con Neymar, faceva i video con la Red Bull. E adesso che fine ha fatto? Quindi, mazza però, raga, cioè non sembra che abbia 10 anni. What? Vabbè, non gli è uscita bene, però. Cioè, ragazzi, sta facendo discorsi del tipo: è molto importante bere, è molto importante idratarsi per allenarsi, eccetera, eccetera. Ma parla come un trentenne! Parla come un trentenne! Ma sei un bambino, ma divertiti! Ah, vediamolo in una veste, diciamo, normale, fuori dal campo da calcio. Conosciamo un attimino, appunto, anche magari nella vita privata, questo bambino. Perché è un bambino, c'ha 10 anni. Ah! No! Non ha vita privata, si allena sempre, dalla mattina alla sera. Pure con la neve, c'ha l'insegnante privato praticamente. Non gli si può dire che non abbia voglia veramente di allenarsi, di migliorarsi, eccetera, eccetera. Da una parte io lo posso capire, da un'altra parte ragazzi non lo capisco perché è un bambino di 10 anni e un bambino di 10 anni comunque dovrebbe divertirsi, pensare alle amicizie, alle cose di un bambino di 10 anni, cavolo. Cavolo, c'è qualcuno di 10 anni che mi scrive qua sotto com'è la sua routine? E se comunque scambierebbe la propria routine per la routine di questo bambino? Ma anche se non hai 10 anni, fammelo sapere qua sotto nei commenti. Ah, ha appena detto che non gioca a videogiochi, non gioca a niente. Fa pure box? What? Ma cosa non fa questo bambino, ragazzi? Ma cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Fa pure box. Sentiamo cosa dice.
Ok, ha praticamente detto che fare box lo aiuta a sfogarsi e aumentare la potenza o comunque la forza, penso, del reparto su per giocare a calcio. Ma ripeto, hai 10 anni. Le vuoi fare? Ok, ma non è necessario. Cioè, ha vinto tutto? Hockey, calcio, football, mondialito. Ma dove gioca il Bayern Monaco? Ah, vediamo un po' di azioni in campo, ecco. Anche in difesa! Ah, attenzione, attenzione, sta spiegando perché. Il suo giocatore preferito è Messi, non è Ronaldo. Sentiamo. Ragazzi, ha appena detto che il suo giocatore preferito è Messi e non Ronaldo. Perché Ronaldo è, tra virgolette, sbruffone, non umile, arrogante. Però, caro mio, anche tu lo stai sembrando in questo video. Quindi, e comunque, secondo voi è meglio Ronaldo o Messi? Fatemelo sapere qua sotto, come sempre. Ha appena detto che vuole diventare meglio di Messi, però. Ronaldo no, perché Ronaldo è arrogante, non è umile. Finisce qua, ragazzi, non lo so. Cioè, io sono veramente stranito da questo bambino. Non pensavo esistesse mai nella vita un bambino così. Perché è veramente strano che sia. Cioè, si allena tutto il giorno, tutti i giorni. Praticamente, ma io adesso sono curioso, ma ci vai a scuola? Ci vai a scuola? Comunque, ragazzi, questo era il bambino di 10 anni più forte del mondo, a quanto dice questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per non perdere i miei video, seguirmi su Instagram zw.jackson. E ragazzi, 15.000 mi piace e entro 2 giorni, quindi se non domani, dopodomani, vi porto la bambina di 8 anni. E ce ne sono delle belle, ragazzi. Comunque, il video originale lo trovate qua sotto in descrizione. Da ZW è tutto, ci vediamo. Bella, regà!